Sabatino Sirica, pasticcere dal 1952, è il titolare dell'omonima pasticceria a San Giorgio a Cremano. Preferisce mangiare i dolci al caffè, il suo dolce storico è la torta panna e fragoline. Dice di sé che è troppo pignolo, è da 20 anni il pasticcere del Calcio Napoli. Dolci di Natale in compagnia di Sabatino. Sabatino, iniziamo con i Roccocò. Sì. Qual è il primo ingrediente che mettiamo sul banco? Primo ingrediente, mettiamo la farina sul banco di lavoro. Andiamo. La spalmiamo per bene. Mo' di fontana. Mo' di fontana, dici. Mettiamo zucchero. Mettiamo il miele. È una preparazione già piuttosto elaborata, Sì. Mettiamo il bicarbonato di ammonio. Bicarbonato di ammonio, sì. Hai detto? Sì. Mettiamo il pisto. Il pisto? Sì. Che cosa si intende per pisto? Pisto, allora queste sono delle spezie che raggruppa un poco insieme coriandoli, noci moscate e cannella. Capito, quindi sono tutti prodotti non tipicamente napoletani o campani. Aggiungiamo l'aroma, la grattugiata di arancia e incominciamo ad impastare mettendo dell'acqua. Sono prodotti, già dal nome pisto si capisce chiaramente che questi prodotti vengono pestati per dargli quella finezza. Ho capito. Quindi si tratta comunque di un qualcosa che richiama fortemente alla tradizione dolciaria partenopea. Sì. Infatti il Roccocò è un dolce che affonda le sue radici già nel 1300. Ma sì, rispetto a quelle prime ricette proprio del 1300, come è cambiato il Roccocò? È cambiato che... come dicevi tu, nel 1300 lo zucchero ancora non si affacciava in Europa e esisteva solo il miele e andavano impastati questi dolci, a parte tutti i dolci venivano impastati con il miele. Quindi e solo questo con il miele? Con il miele. Poi man mano con l'avvento dello zucchero si incomincia poi a modificare la dose e man mano si porta, vedete che poi in effetti l'impasto l'abbiamo fatto interamente con lo zucchero, abbiamo messo solo una parte di miele. E cosa si ottiene cambiando, quindi passando dal 100% di miele a questo misto tra... Una struttura diversa perché lo zucchero riesce a farlo diventare un poco più strutturato, più perfetto anche nel momento che si va a sgranocchiare, che quindi si mangia. Quindi anche più croccante proprio. Sì. Però so che esistono tuttora entrambe le varianti del Roccocò, quella, sì, quella più dura e invece quella più soffice e più morbida. Sì, quella... Ma secondo te qual è il vero Roccocò? No, il vero Roccocò è questo qua che stiamo facendo adesso, il tipico Roccocò croccante, bello che si va, nel momento che si va a mordere, si va a sgranocchiare con una certa facilità, anche se è duro all'impatto, però... riesce, si sgranoccia con una certa... Insomma, duro però quanto basta. Quello là che dicevi tu, quello là un poco più tenero, viene modificato con il tempo, anche dalle richieste che arrivano dai clienti, dai nostri clienti che vogliono un Roccocò un poco più tenero. Chiaramente si modifica un poco la dose, facendo un impasto magari il giorno prima per dargli un poco, di fargli perdere un poco della forza, si aggiunge un poco qualche ingrediente in più come il bicarbonato d'ammonio, un poco di miele in più e così si ottiene un Roccocò un poco più tenero. Quindi è la tradizione che cerca di tenere il passo con i tempi, dicevi. Sicuro. Voglio raccontare un aneddoto, una cosa che da ragazzino, quando lavoravo in una grossa pasticceria a Napoli, il nostro maestro di vecchia data ci teneva che i Roccocò andassero impastati a mano e chiaramente non questa dose che facciamo noi qua, un poco di un chilo, ma già dose un poco più massicce perché si vuole che la mandorla non si deve rompere. Quando si apre il Roccocò la mandorla deve rimanere intera. E quindi questa è una cosa che solamente lavorando a mano è possibile. Sì, chiaramente non c'è l'apporto della macchina che te lo va a spezzare la mandorla. Cosa cambia a livello di sapore, a livello di consistenza? Ma anche a livello, allora, tutto ciò che si fa a mano il sapore è diverso. L'avvento delle macchine, io dico sempre questo, che le macchine devono essere da supporto in pasticceria, ma non primarie.
Adesso hai fatto questa specie di filoncino e da questo... Andiamo a tagliare, vedi? Sì. Tutti i passaggi vengono fatti tutti manualmente. Senza usare, io potrei usare anche la stecca e il cartoncino, perché comunque te la va a rompere la mandorla. Invece questo... Preferiamo sempre fare tutto a mano. Le quantità degli ingredienti invece, casomai qualcuno sbagliasse un pochino la farina piuttosto che la quantità di miele. Sì, allora. È estremamente grave questo? Sì, allora noi abbiamo nella pasticceria, e dico di più nella vita, ci sono delle regole da rispettare. Se si va avanti con le regole esce sempre tutto perfetto, questo che sia il dolce e così altre cose. Dei cerchi perfetti, dobbiamo, neanche giotto. Dobbiamo fare in modo che dobbiamo ammaliare quello che ci guarda. Che anche l'occhio vuole la sua parte. Ok Sabatino, quindi prima abbiamo visto che hai staccato tutte queste... chiamiamole palline, sì. dal filoncino, ma sì. Come hai deciso? Cioè, quando è che hai sentito allora era questo, giusto staccarlo? Chiaramente vai a occhio, avviene, peso? Andiamo a occhio, se vuoi la cosa perfetta vai a pesare, però nel momento che ti metti vicino alla bilancia non te ne esci più. Grosso modo con l'esperienza ti fa anche fare in modo che tu hai, nel momento che stacchi è quasi sempre uguale il panetto. E questo è un panetto che pesa intorno a 65 grammi. Sabatino, poi questo è un processo veramente dalla preparazione al forno, tutto diretto, sì, giusto? Sì, direttamente. Adesso li spennelliamo e li andiamo anche a infornare. Andiamo a spennellare con... mettiamo un uovo intero e ci mettiamo un tuorlo duro. Perché? Perché il tuorlo, nel momento che si va a mettere insieme a questo uovo intero qua, ci dà una colorazione un poco più perfetta, più dorata. Ma è solamente per una questione estetica che sì, vai a spennellare? Sì, o anche sì, è perché abbiamo bisogno di... sennò la farina, insomma, nel momento che va in forno, quella parte è bianca, invece con l'uovo si fa tutto dorato. Con l'aggiunta del rosso si fa ancora più perfetto, ancora più bronzato. Così che una volta entrati in pasticceria rimaniamo abbagliati dalla lucentezza del rococò e non possiamo fare a meno di uscirne senza. Ecco qua, andiamo a spennellare. Quello che è importante, si deve far sì, insomma, che l'uovo deve andare un poco dappertutto, non si devono vedere le macchie. A Napoli noi abbiamo molti dolci tipici natalizi, rococò. Sì. La fa un po' da padrone? Sì, il rococò, diciamo, è un dolce principe della tradizione napoletana. Allora, adesso andiamo a infornare. Disporre un chilo di farina 00 a fontana, aggiungere un chilo di zucchero extrafine, 50 g di miele, 15 g di pisto, 7 g di bicarbonato di ammonio e 330 g di acqua a 40 gradi. Impastate ed aggiungete un chilo di mandorle tostate intere e la buccia d'arancia. Date poi la classica forma a cerchio e disponete i rococò su una teglia e spennellateli con l'uovo. Cuocete in forno a 180 gradi per 25 minuti. Ed ecco che i nostri rococò sono pronti. Sabatino, li abbiamo lasciati a riposare per un'ora, ma come mai? È perché bisogna, per mangiarli intanto vanno raffreddati. Ti faccio vedere un poco, come dicevo io, nell'indoratura, come a parte la lucentezza, la doratura di questo rococò, però parlavamo prima che si deve sgranocchiare. E questo dobbiamo solo vederlo. Vedi, senti il rumore che ha fatto. Che bel rumore. E poi internamente, vedi, è bello. Poroso, e questo fa sì che questo rococò nel momento che si va a mangiare è duro, però è bello friabile, si riesce a mangiare con una certa facilità, anche le persone anziane possono mangiarlo. E la doratura si può vedere in televisione, ma il profumino, quello lo tengo tutto per me. E adesso ci aggiungiamo un bel vino passito vicino e ne mangiamo una vagonata.